Secondo lei non è una differenza tra l'adolescenza e il ragazzo? Secondo lei non ci dovrebbe essere una differenza tra i ragazzi che devono in qualche modo essere i protagonisti e farsi ascoltare che gli adulti? Dipende dalle finalità della conferenza. Sicuramente c'è bisogno di luoghi in cui i ragazzi vanno ascoltati, comunque voi siete qui a testimoniare anche una forma di partecipazione. Siamo pochi, però ci siamo. Poi io penso, come stavo dicendo alla redattrice, la partecipazione dei ragazzi va raccolta laddove spontaneamente si crea, quindi per esempio in primo luogo nella scuola, per esempio, e poi laddove già è possibile che ci sia aggregazione e partecipazione spontanea. La finalità della conferenza non sono riconducibili, diciamo, alla partecipazione, però sicuramente forse potremmo fare di più sulla conferenza. Quindi secondo lei ci sono punti di aggregazione con i giovani e dove hanno più voce sono la scuola e i territori, eccetera. Certo, devono essere individuati, dobbiamo individuarli, ma costruirli, io sono sempre convinta che le cose costruite artificialmente non funzionano, non vengono, o anche le cose che vengono consegnate senza essere conquistate, per esempio. Le cose burocratizzate o consegnate senza che ci sia una responsabilità attiva da parte di chi le chiede, cioè, chiedete partecipazione. E a quel punto sicuramente come la possiamo chiedere? Devo dire che noi da studenti l'abbiamo fatto. Se oggi c'è, non so, il rappresentante di questo istituto, eccetera, è perché da ragazzi abbiamo chiesto alcune cose, per esempio. Diciamo che non credo che dall'alto si faccia la partecipazione, deve partire in qualche modo da una richiesta spontanea e da un'assunzione di responsabilità. Secondo lei quali sono le priorità più urgenti sulle quali intervenire? Sono tante. C'è sicuramente il problema che viene definito come emergenza educativa e parleremo nel dibattito. C'è il problema dei minori fuori famiglia che sta affrontando, promuovendo tantissimo il diritto di vivere, perché siamo convinti che dei ragazzi che non hanno la possibilità per vari motivi di disagio di vivere in famiglia hanno il diritto ad avere qualcosa di più simile possibile a una famiglia. Siamo completato sostanzialmente un processo di istituzionalizzazione che si chiama diritto la chiusura dei grandi istituti. Però ecco, pensiamo che l'affido sia la migliore soluzione per moltissime situazioni. Anche magari per i ragazzi stranieri. Sì, anche, infatti abbiamo portato un'altra emergenza, quella dei minori stranieri non accompagnati, anche lì c'è un lavoro del Ministero in corso e anche sperimentazioni per il cosiddetto affido naturale, cioè i minori stranieri che arrivano senza familiari. Provare a inserirli in un contesto si possono ritrovare dei figli, non si sentono sbagliati, in cui è più facile che poi abbiano occasioni così di integrazione accompagnato, diciamo così. Noi piace il ballo. Secondo lei ci sono abbastanza luoghi di aggregazione in Italia? Sì, il problema è che i luoghi di aggregazione non siano completamente privi di alcuni requisiti, diciamo così. Per esempio, io credo nella possibilità di diffondere i luoghi di aggregazione alcol free, che bisogna considerare appunto, cioè non deve essere necessario, come è successo in alcune situazioni, che luoghi occasioni, eventi di aggregazione devono per forza essere anche luoghi dove si spacciano droghe e credo che soprattutto vada destrutturata questa tendenza culturale a associare lo sballo e lo
stare insieme giovanile, che sta un po' prendendo piede in Italia e in altri paesi. Se li vedesse parlare capirebbe che non hanno nessun bisogno di sono pieni di vita e parlano in maniera fantastica. Li ho visti a Palermo, sono rimasti incantati. Ho figli della stessa età e sono convintissima che questo sia nella grande maggioranza sia così, che i ragazzi non abbiano più, proprio perché non hanno bisogno, perché sono già pieni di vita, non hanno non si capisce di... perché invece non so ci siano razzi in cui le cose devono andare per forza insieme. Invece sento anche mi piace sole. Telefonate che sono alle 5 del mattino, mamma vieni, mio compagno sta male, non lo vuole dire alla mamma, e così via, sto questo non lo registriamo. Scusa, un'ultima domanda, secondo lei quali sono i bisogni dei giovani? Ditecelo! No, ditecelo voi! Facciamo una foto al volo, vieni mai tu, così la mettiamo sul blog. Una foto opportunity.